Il kid del canta, la rubrica che non piace, ma i poteri forti, ma piace alla gente che piace. Che io adesso, io questa l'ho pensata, no? Poi stavo pensando, ma era uno spot anni 90 sicuro. Non mi ricordo di cosa, dell'amaro, della macchina, non mi ricordo. E si sarò tutto quanto il video a pensare cos'era piace alla gente che piace. Vi ricordo Kid del Canta in collaborazione con fantacalcio.it. Dunque troverete oltre a questo video l'articolo su fantacalcio.it. Venerdì troverete il reel in collaborazione sempre venerdì. E mi troverete sempre venerdì in live su Fantacalcio TV sul canale Viola attorno alle 16.45, dove andremo appunto a vedere il kit del canto. Andremo a fare il Fanta Romance, andremo a fare a risolvere i vostri ballottaggi one to one, insomma veramente una visione completa del Fantacalcio della 30ª giornata, soltanto con Lorenzo Cattarini in collaborazione con fantacalcio.it. come Fantacalcio VIP ed iniziamo allora. Napoli-Atalanta, l'andata finì 1-2 con le reti di Varaschelli, pareggio di Lookman e gol vittoria di Elmas, bravissimi. Atalanta e Napoli non pareggiano in Serie A dall'ottobre 2019, 2-2 con gol di Maximovic e Milik per il Napoli, Freuler e Ilicic per l'Atalanta. Da allora 7 partite con 3 vittorie Atalanta e 5 vittorie Napoli, tra l'altro 4 nelle ultime 4. Giocatori, l'Atalanta è la squadra più affrontata in carriera da Giovanni Simeone, 16 partite contro i bergamaschi per lui, a cui ha realizzato un solo gol con la maglia del Verona, contro cui però ha fornito 2 assist. Dopo il Torino, la squadra contro cui ha fornito più passaggi vincenti in carriera. E l'Atalanta è anche curiosamente la squadra più affrontata in carriera da Victor Osimhen, 7 partite per lui contro i bergamaschi, 2 gol ma 4 assist. E anche per lui la squadra contro cui ha fornito più passaggi vincenti in carriera. Percorso netto per il suo compagno di reparto Kvaratskhelia contro l'Atalanta, 2 partite, 2 vittorie, 2 gol. E concludiamo con Zielinski, 3 gol in 21 presenze contro l'Atalanta per il centrocampista polacco, dopo Milan e Udinese, sua vittima preferita in carriera. Tutte queste statistiche, aggiunte al fatto che nelle ultime 11 partite in Serie A tra le due squadre nessuna è finita under 1,5, solo 2 sono finite under 2,5, tra l'altro le uniche 2 volte in cui il match ha avuto segno no gol, per un totale di ben 40 gol, quasi 4 a partita, vi fa capire come questa difficilmente sarà una sfida noiosa e dalla quale potremo tirar fuori un clean sheet. Genoa-Frosinone, l'andata finì 2-1 Frosinone con le reti di Sule, Malinowski e gol vittoria finale al 94esimo di Monterisi. Quella dell'andata resta una delle due sole vittorie del Frosinone contro il Genoa in 9 precedenti. L'altra, il 3-2 dello scorso maggio in Serie B, con gol di Mazzitelli, Boloca e Borrelli per il Frosinone, Badel e Gudmundsson per il Genoa. Per il resto 6 vittorie Genoa e 2 pareggi. Le due vittorie Frosinone però appunto sono avvenute negli ultimi 2 incroci e dunque attenzione. Torino-Monza, Torino bestia nera del Monza, una sola vittoria nella storia infatti per i Brianzoli sui Granata, il 2-0 del giugno 1990, notti magiche inseguendo un gol con doppietta di Edi Bivi e completano il bilancio 13 vittorie Torino e 9 pareggi. E se consideriamo solo le partite giocate a Torino, ovviamente nessuna vittoria Monza nella storia, 7 vittorie Granata e 5 pareggi. Curiosità, gli ultimi 6 incroci tra le due squadre sono finiti sempre con segno gol, sintomo che anche in questa sfida storicamente il clean sheet è difficile da trovare. Curiosità, gli ultimi 6 incroci tra le due squadre sono finiti sempre con segno gol, sintomo che anche in questa sfida storicamente il clean sheet è difficile da trovare, ed appunto anche all'andata dove finì 1-1 con le reti di Ilic e Colpani. Giocatori, una sola chicca, rendimento clamoroso per Sanabria contro il Monza, 3 partite contro i Brianzoli, 2 gol e un assist per lui. E passiamo al big match Lazio-Juventus. La Juventus è la squadra più affrontata nella storia dalla Lazio, 191 incroci tra le due squadre con 47 vittorie Lazio, 44 pareggi e 100 vittorie Juventus, tonde tonde. E la 100ª è arrivata proprio all'andata, dove finì 3-1 per i bianconeri con la doppietta di Vlahovic e il gol di Chiesa per la Juve, gol della bandiera di Luis Alberto per la Lazio. Più in generale la Lazio ha vinto solo una volta nelle ultime 9 contro la Juventus, segnando in totale soltanto 8 gol, dunque neanche uno a partita. Giocatori, 6 gol in 22 presenze contro la Juventus per Ciro Immobile, ma soltanto 1 nelle ultime 8,
Già che il periodo non è felicissimo per Re Ciro, se ci si mette anche la statistica a remare contro, statistica devastante anche per Felipe Anderson contro i bianconeri. La Juventus è infatti la squadra più affrontata in carriera dall'esterno brasiliano e pensate un po', neanche un bonus ha referto per lui. La Juventus è infatti l'unica squadra affrontata più di 5 volte in carriera contro cui non è mai riuscita a portare né un gol né un assist ai suoi fantallenatori. Due gol e due assist in 7 partite per Rabiot contro la Lazio, Due gol e due assist in 7 partite per Rabiot contro la Lazio. Tra l'altro in buona Lazio, non riesco a dirlo, la Lazio. Gol e due assist in 7 partite per Rabiot contro la Lazio, tra l'altro in bonus in tutte le ultime 3 sfide. Quella romana è la squadra contro cui in Italia ha più partecipazioni al gol attive. Allenatori, bilancio positivo per Allegri contro la Lazio e la Lazio. Alla Lazio, ma se può. Allenatori, bilancio positivo per Allegri contro la Lazio in 33 precedenti, 21 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Attenzione invece a Tudor, che ha già sconfitto la Juventus e Allegri quando era alla guida del Verona 2-1 al Bentegodi nell'ottobre 2021, in quella famosa partita dove sbocciò definitivamente il talento di Giovanni Simeone con una doppietta bianconeri. Appena dopo il poker, proprio la Lazio. Vi ricordo, iscrivetevi al mio canale YouTube qualora non l'aveste ancora fatto, mettete un like se questo video vi è piaciuto e poi abbonatevi solo 99 centesimi al mese per entrare nel magico mondo del canta. Fiorentina-Milan, la Fiorentina è la seconda squadra contro cui il Milan ha realizzato più vittorie in Serie A, 77 in 167 incontri, solamente contro la Roma 79 ha fatto meglio. All'andata finì 1-0 Milan con rete decisiva di Theo Hernandez su rigore, attenzione però che la Fiorentina viene da 2 vittorie consecutive al Franchi contro il Milan. Giocatori, questa è curiosa, la Fiorentina è la squadra contro cui Simon Kjær ha fornito più assist vincenti in carriera. Ebbene sì, ben 2 in 9 partite. E tutti e due nella stessa partita, Fiorentina-Milan 2-3 del marzo 2021, dove fece l'assist per i gol di Ibrahimovic e Brahim Diaz. La Fiorentina è la squadra più affrontata in carriera da Alessandro Florenzi, 20 incontri contro i viola per lui, conditi da un gol e 3 assist. Soltanto contro il Napoli in carriera ha fornito più passaggi vincenti, 4. 2 gol e 3 assist per Theo Hernandez contro la Fiorentina, 2 gol nelle ultime 2 sfide, quella viola è la squadra contro cui ha più partecipazioni ai gol attivi in carriera. E ex della partita Jack Bonaventura, il Milan è l'unica squadra affrontata in carriera più di 5 volte contro la quale non è mai riuscito a fornire né un assist né a realizzare un gol. 12 presenze per lui e 0 bonus contro i rossoneri. E tra l'altro in queste 12 partite non ha mai pareggiato contro il Milan. 4 vittorie e 8 sconfitte per lui. E anche Christian Kwame il Milan non porta benissimo. Per lui 7 partite e 7 sconfitte contro i rossoneri, che sono l'unica squadra affrontata più di una volta in carriera contro la quale non è mai riuscito a realizzare neanche un punto. Contro i rossoneri, tra l'altro, non è riuscito neanche a realizzare mai un bonus. 0 gol e 0 assist per lui. 3 gol invece per Barak contro i rossoneri. Dopo Sassuolo e Verona, 4 reti. Contro nessun'altra squadra ha fatto meglio in carriera. 3 assist in carriera per Ikoné contro il Milan. Suo record personale. 2 con la maglia della Fiorentina nella stagione scorsa, tra l'altro. 1 invece con la maglia del Lilla nella vittoria per 0-3 in Europa League nel novembre 2020. Allenatori, 7 sfide tra Pioli e italiano e nessun pareggio tra i due, 4 vittorie per il tecnico rossonero, 3 per il tecnico viola. Bologna-Salernitana, 6 delle ultime 9 sfide tra Salernitana e Bologna sono finite in parità. All'andata però finì 1-2 Bologna con la doppietta di Zirze per il Bologna, gol di Simi per la Salernitana. E per trovare invece l'ultima vittoria della Salernitana dobbiamo tornare addirittura all'ultimo aprile del millennio scorso, 1999. Cos'era? Era la Y10, quindi 1999, quasi che ci stiamo, forse era già fuori produzione, che piace alla gente che piace, ora mi è ritornato. Salernitana-Bologna 4-0 con la tripletta granata di Di Vaio, che poi diventerà bandiera rosso-blu, e quarto gol di Kristic. Calciatori, indovinate un po', 2 gol per il nostro eroe Federico Fazio contro il Bologna, che dopo il Cagliari è una delle sue vittime preferite. Stesso score di gol per Giulio Maggiore, 2 gol in 7 presenze contro i Felsinei, e anche lui, dopo
dopo il Torino ha nel Bologna una delle sue vittime preferite. Allenatori, nessuna sconfitta per Thiago Motta contro la Salernitana. Due vittorie e due pareggi in quattro sfide per lui. Tra l'altro, uno dei due pareggi, Salernitana-Spezia 2-2, è avvenuto proprio contro Colantuono in panchina. E passiamo a Cagliari-Verona, sfida molto in parità su 67 precedenti in tutte le competizioni, 26 vittorie Verona, 23 vittorie Cagliari e 18 pareggi. E l'andata finì 2-0 Verona con le reti di Ngong e Juric. E negli ultimi 9 incroci però solo una vittoria Cagliari, 2-1 in Coppa Italia nel novembre 2020, con i gol di Cherry e Sottil per il Cagliari, Colli per il Verona. Giocatori, curiosità su Andrea Petagna. Il Verona è l'unica squadra affrontata più di 10 volte in carriera contro la quale non è mai riuscito a segnare neanche un gol. Però contro l'Hellas ha sfornato 5 assist vincenti ed è il record in carriera per lui. Parkour. Allenatori, bilancio super positivo per Ranieri contro il Verona, 12 sfide e 9 vittorie, un pareggio e 2 sole sconfitte. Sassuolo Udinese, solo 4 vittorie nella storia per il Sassuolo contro l'Udinese in 21 incroci, tutti avvenuti in Serie A, e per trovare l'ultima vittoria a Sassuolo dobbiamo tornare addirittura al marzo 2018, 1-2 al Blue Energy Stadium con reti di Ali Adnan e Sensi per il Sassuolo, Fofana per l'Udinese. Da allora 5 vittorie Udinese e 6 pareggi, tra cui l'ultimo 2-2 di dicembre 2023, con doppio vantaggio di Luca e Pereira per l'Udinese, doppietta di Berardi, entrambi su rigore per il Sassuolo. Curiosità, una sola delle 4 vittorie del Sassuolo è avvenuta al Mapei Stadium, e in 10 precedenti soltanto 2 volte la sfida è finita over 2,5, dunque storicamente sfida da pochissimi gol. Giocatori, record di assist per Roberto Pereira contro il Sassuolo, 4 passaggi vincenti per lui in 11 partite, e record di partecipazione ai gol 6, aggiungendo anche 2 gol. E tra l'altro Pereira contro il Sassuolo non ha mai perso, 6 vittorie e 5 pareggi. Dall'altra parte bene Pinamonti contro l'Udinese, 3 gol in 10 presenze per lui, dopo la Roma la sua vittima preferita. Concludiamo con gli allenatori, una sola vittoria per Ballardini contro l'Udinese nelle ultime 8 sfide, Genoa-Udinese 1-0 del febbraio 2013 con rete decisiva di Kučka, completa nel periodo 3 pareggi e 4 sconfitte. Passiamo a una sfida tutta giallorossa, Lecce-Roma, l'andata finì 2-1 per la Roma, vantaggio salentino con Alquist, rimonta incredibile Roma con Azmoun e Lukaku entrambi in gol dopo il 90esimo. La Roma è la seconda squadra affrontata da Lecce più di 7 volte in tutte le competizioni, contro cui ha la peggior percentuale di vittorie nella storia, 5.4%, frutto di 2 sole vittorie in 37 partite. Soltanto contro il Milan ha fatto peggio. L'unica vittoria del Lecce in casa contro la Roma è il 4-2 dell'aprile 2012. E l'ombre vertical, Luis Enrique in panchina per la Roma e Serse Cosmi sulla panchina del Lecce. Partita passata alla storia perché sul 4-0 Lecce dopo 56 minuti, frutto delle doppiette di Muriel e di Michele, Cosmi fece segno alla squadra di fermarsi. Completarono il risultato finale i gol di Bokan e Lamela nei minuti conclusivi del match. Giocatori, 4 gol e un assist in 5 partite contro il Lecce per Paolo Dybala, sempre in bonus in ognuna delle partite giocate contro i salentini. Score curioso invece per Gotti contro la Roma. Passiamo agli allenatori. 5 sfide contro i giallorossi, una vittoria, la prima, e 4 sconfitte. Ogni volta la partita è finita con segno no gol, quindi chi segna per primo nelle sfide tra Gotti e la Roma vince. E concludiamo con il posticipo, Inter-Empoli. L'Empoli ha perso 24 delle 31 sfide contro l'Inter in Serie A, 4 vinte e 3 pareggiate. Contro nessun'altra squadra i toscani hanno subito più sconfitte nel torneo. E l'andata finì 0-1 Inter con rete decisiva di Di Marco. Se consideriamo soltanto le partite giocate al Meazza, curiosamente non troviamo nessun pareggio in Serie A. Su 15 precedenti infatti 13 vittorie Inter e 2 vittorie Empoli, l'ultima proprio nell'ultima sfida giocata a San Siro, 0-1 nel gennaio 2023 con rete decisiva di Baldanzi. Quella resta anche l'unica sconfitta per Simone Inzaghi da allenatore contro l'Empoli. Per il resto infatti troviamo solo vittorie sia alla guida dell'Inter sia alla guida della Lazio. Una sola vittoria invece per Nicola in panchina contro l'Inter, il 2-1 sulla panchina del Crotone nell'aprile 2017 con la doppietta risolutiva di Falcinelli.
Curiosamente, anche per lui, nessun pareggio in 9 sfide. Si conclude qui il kit del Canta per la 30ª giornata. Vi ricordo gli altri appuntamenti. Mercoledì, l'analisi completa delle 10 partite della 30ª giornata nel video sui Canta consigli, appunto per la 30ª giornata qui su YouTube. Giovedì, il video più atteso, l'analisi arbitri, sperando che escano mercoledì e non giovedì, altrimenti il video slitta di un giorno. E poi vi ricordo, venerdì sarò in live su Fantacalcio TV sul canale Viola attorno alle 16.45 per line update. Nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web. Si è capito la battuta? E sei uno zozzone.